Attenzione, attenzione, la morte di venire domande micidiali. No, come so, vi siete conosciuti? Il foglio disgraziato. Vabbè, la lascia, ognuno ha i suoi ferri del mestiere. Ma c'è la scritta sotto. Vi butto la più bella. La fusion, come vi siete fusion? Come vi siete fusi? Ciascuno tu si domanda il caso. Come vi siete fusi? Ma io ho conosciuto Pino... Come l'hai conosciuto, Pino? La prima volta che l'ho conosciuto, perché tanto ce la fa sta domanda, è meglio che la mamma... Anche Frizzi, anche Frizzi me l'avrebbe fatto. Chiunque, ma comunque, tanto l'ho conosciuto una volta che lui, la prima volta che ci siamo visti, mi ha detto, mi ricordo ancora, che mi ricordo, che ma il piacere sono Pino Daniele, ti ricordo, no? No, ho detto il piacere Daniele Giuseppe. Daniele Giuseppe, ha detto piacere Massimo Troisi, perché ci conoscevamo. Poi un'altra volta ci siamo rivisti, io avevo sentito un disco suo e lui ha visto il film mio e lui mi ha detto, ho visto il film tuo. No, il film tuo, ho fatto io la musica, il primo film. Sì, però io da Gitta anch'io. Noi ci conosciamo da tanti anni, non abbiamo mai detto una cosa interessante a te da raccontarti. Sempre cose ignoranti. Allora, vai avanti. No, ma perché no, no. Perché noi, quando ci siamo conosciuti, non pensavamo che avesse successo. A me è Minà che ci ha confuso le idee. Esatto. Allora, non pensavamo che avesse successo. Riprendo in mano la situazione. Minà. Noi non pensavamo che avesse successo. Allora non ci siamo ricordati le cose interessanti che abbiamo detto. Ecco. Infatti io da adesso in poi, da dopo questa cosa che appena parlo con un artista, mi ricordo subito tutto quello che mi dice. Io so tutto su Silva Coscino, per esempio. Perché l'ho incontrato pochi giorni fa, appena mi parlava, io dicevo, anna fa una puntata su Silva Coscino. E là io voglio esservi invitato, perché ti saprò dire che cosa mi ha detto Silva Coscino. Ti chiamerò, senti un poco. Faccio domande come vuoi, dai. Voi avete lavorato insieme in tre film, ricomincio certo, da tre. Ho fatto tutti i film per le musiche di Pino Daniele. Ce li hai fatti apposta? Aspetta, no. Dici la verità, dai. Pino. Dici la verità, dai. Noi lavoriamo così. Noi abbiamo. Tu hai fatto i film, io ho fatto no, le musiche. La verità, Pino. Per essere qua stasera non è vero. Al combinato. Non è vero, tu fai. Sì. Lui fa il canzone, mi chiama e dice, ma se lo scopo fa questa cosa. Ma fa il film. Allora io sento, nelle parti più malinconiche ci faccio parti più drammatiche, quando la musica ci sveglia ci faccio battute. Ecco. E sono anni che andiamo avanti così. Tu mi scrivi una canzone e io faccio un film. L'ultima è Credevo che fosse amore. No, ma guarda che è una cosa, ma nessuno all'origine pensavo fosse amore. Pensavo. Scusa. Ma poi un presentatore come te, sta al telefono, un cazzo di lei dice credevo. Mannaggia. Pensavo che fosse amore, invece era un calesso. Ecco, è un film... Sia in inglese, ha ricevuto perfetto, poi in italiano, lui è italiano. È abituato più con l'estero, in spagnolo, sì, in spagnolo funziona. Ah, si era in brasiliano, non sbagliava una parola. Niente. Invece a me credeva, vabbè, va, credeva uguale. Io creia che fuera amor. Esto. Sbagliato uguale pure in brasiliano, perché no, è spagnolo. Vabbè, comunque pensavo fosse ecco, amore invece sulla, un calè. Sulle pene d'amore, sì, sulla sofferenza. Ma lui ha fatto le musiche. Lui ha fatto le musiche. Cos'è la sofferenza per un artista, la sofferenza d'amore? In amore. Ma sofferenza in amore è qualcosa, sai, che deve fare il suo... è un vuoto a perdere. Cioè, no, non ci guadagni niente dalla sofferenza in amore. A parte i cantautori che ci scrivono le canzoni. Però un'altra cosa guadagna. Tu quando soffri ci guadagni. Sì, ma la sofferenza per i cantautori è un attimino non solo in amore, anche su praticamente l'artista, cioè il concetto è questo, l'artista va derubato per il suo interesse, perché più sei derubato, più soffri, più scrivi meglio. Appunto, quindi tu ci guadagni, esatto. Ma quando soffri no, io... ma sei derubato. E io soffro, faccio un film, però fanno un film di tre ore. Vabbè, tu basta soffri due giorni, fai una canzone di tre minuti. Ma io per fare un film di tre ore, già soffrì da quando ero piccolino proprio. Cioè... No, questo è tragico, io per fare un film di tre ore, io sono stato tradito già all'ostetrica, capito? Cioè, mentre mi stavo tirando, lasciate a metà e giro a pigliare un bambino, allora mi sono sentito traumatizzato. E ho fatto un film sulla sofferenza, ma per loro è più facile, dai, il cantautore è più... Abbiamo anche un film sui sentimenti, però, no? È un film sui sentimenti. Sì, non è solo... C'è molto sentimento, non è che uno soffre sempre. Io sono un giornalista documentato, non ho solo l'agenda. Ah, documentato, ce la ci portate. Massimo Troisi, il comico dei sentimenti. È un libro... Sapito? Invito... No. Stefano Sorbini, editore.
Sì, su due ragazzi che ormai non scriveranno niente più nella loro vita. Perché... Federico Chiacchiari e Demetrio Salvi. Chiacchiari e Demetrio Salvi, sì, Rock su libro l'hanno il domino sussidio annuale per. Comunque hanno libri che nelle migliori librerie o nelle peggiori è uguale che non si trova, né là e né là. Non l'hanno proprio distribuita. Quindi lasci perdere. Tornava sì, ma pubblicità pubblica. Adesso proiettiamo un piccolo brano del film, così io mi asciugo le lacrime di divertimento e anche perché mi devo ricomporre. Oh, scusa, ma fatela l'agendina. No, lo so perché stanno anche numeri che però lascia l'agendina davvero. Mo quando se la spugliai in due camerino. Che facciamo? Che mandiamo? Adesso abbiamo mandato. Vabbè, non fa, si loro restano là, fanno. Secondo te vanno via, mo? No, non vanno. Allora lascia, fa normale, metti giù. Va. Adesso mandiamo. E c'è bisogno. Tranquillo, va.